Host 2017, ci troviamo allo stand di Nespresso Professional e siamo in compagnia di Riccardo Zola, Oreca Manager di Nespresso Professional Italia. Buongiorno Fabio, benvenuto, grazie di essere passato. Qui ad Host quest'anno presentiamo una novità che è quella della Aghila 220, una macchina pensata per venire incontro alle esigenze di strutture che vogliono dare una grande esperienza al consumatore, semplificando moltissimi passaggi della produzione del caffè e anche delle ricette latte. Alla mia destra c'è un gioiellino, io dico un gioiellino perché ne ho apprezzato e ammirato tutte le caratteristiche negli ultimi minuti. Non nascondo che io mi sono fermato perché mi aveva attratto un'erogazione che questo signore stava facendo e ho detto: ma che cos'è questa macchina? Non avevo nemmeno ancora visto il marchio Nespresso, per cui ho detto: ti dispiace se facciamo una ripresa proprio così come sta uscendo, e l'abbiamo fatta perché eroga in un modo davvero specialissimo. Passa da quest'altra parte affinché noi possiamo andare a mostrare a chi è dall'altra parte tutte le caratteristiche di questo gioiello in non più di 300 secondi. Molto bene, questa macchina è una macchina di dimensioni compatte ed è una vera e propria stazione di caffetteria gourmet super automatica. Questo vuol dire che noi possiamo erogare un caffè scegliendo tra una delle 15 miscele professionali che compongono la nostra gamma, quindi dando la possibilità al consumatore di scegliere il caffè che loro amano maggiormente. In questo caso stiamo preparando per esempio un caffè, ma con la stessa semplicità possiamo andare per esempio a proporre la preparazione di ricette un po' più particolari a base latte, come ad esempio un cappuccino. Noi che cosa avremmo voluto fare? Abbiamo voluto semplificare tutta una serie di operazioni che di solito l'operatore deve dedicare stando dietro alla macchina, per portare un risultato in tazza eccellente anche senza la necessità di un operatore esperto. E questo è esattamente ciò che la macchina è in grado di fare. Ecco, io mentre lui spiegava guardavo in che modo simultaneamente riusciva a erogare un buon espresso e un cappuccino con crema in tazza da cappuccino, però appunto ecco qui il solito buon odore dell'arabica. E le novità non finiscono qui, Fabio, perché guarda con quale semplicità riusciamo ad andare avanti anche con altri tipi di ricette. Qui stiamo chiedendo alla macchina di prepararci per esempio un latte macchiato. Come puoi notare, la macchina comincia con l'erogazione di latte che viene scaldato alla giusta temperatura senza shock termici per consentire la massima palatabilità e digeribilità del prodotto. Ad un certo punto la macchina produrrà una eccellente crema di latte e dopodiché lascerà il tempo perché questi due strati si stabilizzino prima di fare un'ultima magia che vedremo fra pochi secondi. Vi faccio notare che in tutto questo tempo, anziché occuparmi della macchina, io mi sto occupando di ciò che veramente conta, che è il mio cliente. Sto suggerendogli che cosa gli presenterò, gli starò magari offrendo una vendita complementare, un'ottima fetta di torta, un biscotto. Non a caso queste sono delle macchine che vengono utilizzate proprio da una tipologia specifica di clientela, come possono essere per esempio le pasticcerie, le bakery, piuttosto che il mondo delle gelaterie ad esempio, o le lounge dei grandi alberghi, laddove è sempre necessario dare una grande qualità con la massima semplicità. Ed eccoci. Questo è il risultato finale in tazza. Possiamo vedere, ecco qui, è questo qui. Devo dire che si presenta davvero in modo perfetto e non si sente nemmeno lo shock termico che in genere si ha quando si presenta un cappuccino. Complimenti, molto bella. Ma questa come fa a fare il latte in modo così studiato? Beh, allora, utilizza una tecnologia proprietaria di un'azienda svizzera che è leader mondiale in questo campo. Come puoi vedere, utilizza del latte fresco, quindi non stiamo utilizzando assolutamente latti in polvere, ma latte di grande qualità. E la macchina è in grado di preparare con la stessa facilità sia delle schiume di latte caldo, ma altresì
delle eccellenti creme di latte freddo. Guarda, ti faccio vedere per esempio come la macchina ci produrrà una crema di latte fredda che può diventare la perfetta base di una gamma incredibile di ricette. È vero che le macchine automatiche semplificano alcuni passaggi e cambiano un po' la professionalità del barista, ma dal nostro punto di vista la fanno evolvere. La fanno evolvere nella direzione di avere maggiore fantasia, di proporre delle ricette alternative e di andare incontro alle esigenze di un consumatore che è sempre più curioso e desideroso di essere stupito. Guarda la qualità di questa schiuma di latte fredda. Proviamo. Io ti lascio un attimo il microfono. Prendi ecco, un attimo. Ti do una mano volentieri. Ecco, ci qui scambiamo, ti faccio i ruoli da assistente perché vorrei vedere quanto è densa. Certo. Sembra panna, ha la stessa densità della panna. E pensa che questa macchina è in grado di regolare la densità di questa crema di latte, che possiamo fare a seconda delle nostre esigenze più compatta o più fluida, in modo davvero molto semplice attraverso l'uso di pochi pulsanti. Fantastico. Riccardo, a chi è rivolta questa offerta? Come dicevo prima, si rivolge agli hotel, per esempio, che vogliono innovare magari un'area come quella delle lounge di accoglienza, dove tipicamente la caffetteria stenta a volte a prendere una dimensione di vera qualità. Si rivolge senz'altro alla ristorazione, si rivolge alle bakery, alle pasticcerie, tutti quei luoghi dove il caffè non è forse il core business, ma è senz'altro un partner fondamentale per incrementare il business e la proposta dei loro prodotti di punta. E per chi desidera maggiori informazioni, perché ritiene di voler aderire a questo progetto, qual è l'indirizzo di posta elettronica o comunque il sito di riferimento a cui poter chiedere, scrivere, fare qualche domanda? La soluzione migliore è andare sul sito nespresso.com/pro, come la linea professionale, dove troverete tutte le informazioni sulle 15 varietà che compongono la gamma dei caffè professionali Nespresso, tutte le informazioni sulle nostre macchine e i punti di contatto per ricevere informazioni sul comodato d'uso gratuito di queste macchine. Comodato d'uso gratuito, questa è una, forse è la parola chiave che può far drizzare le orecchie a coloro che, pur mantenendo degli standard di quantità non eccessivamente elevati, possono partecipare e aderire a questo progetto che è davvero di tutto respiro, perché me l'hai spiegato prima e devo dire è alla portata anche di piccole attività tutto sommato che riescono a garantire un minimo di un certo numero di consumazioni al giorno. Sono d'accordo, pensiamo che di fatto nei diversi modelli di queste macchine, da quelle più compatte sino ad arrivare a quelle in grado di gestire una vera e propria caffetteria con volumi anche importanti, già a partire da un chilo di caffè al giorno, per avere un riferimento che insomma è patrimonio comune di chi si muove in questa industria, permette di accedere alle piene funzionalità di una macchina di questo genere. Riccardo, grazie. Noi parleremo ulteriormente di questo progetto e di Nespresso Professional prossimamente attraverso il sito www.orecanews.it. Ti invito a salutare gli amici che sono dall'altra parte affinché possano riconoscere in te un partner simpatico per fare business prossimamente. Ti ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori del tuo canale e naturalmente vi rimando al nostro sito nespresso.com/pro per tutte le informazioni sulle nostre soluzioni. Benissimo, grazie per l'accoglienza e grazie anche per il bicchiere di schiuma di latte che prima ci hai gentilmente offerto, molto buono, davvero estremamente gustoso. Noi continuiamo, non andate via perché siamo sì allo stand Nespresso, ma ci sono tanti altri stand che ci stanno attendendo e io devo correre per documentare le loro novità con microfono e telecamera. Non andate via. Arrivederci.